Dopo la premiazione siamo con il vincitore, il primo classificato, Andrew Hoy del CIC1 internazionale qui a Montelibretti. Allora, grazie all'aiuto del signor Luca che si presta da interprete per Telechico, facciamo subito una prima domanda, Andrew. Dunque, per arrivare a questo punto, quante ore di allenamento servono, insomma, per arrivare sempre primi? To become always the first one, how much work you need, how much hours of work, and It is really a 24-hour a day job. You have to be all the time thinking and working for the horse's well-being and the support team and the staff that you have with you, and all of the equipment as well. Dici che è un lavoro 24 ore su 24, appunto per fare che tutta la macchina giri, cioè il benessere dei cavalli, dello staff, del materiale che usi e soprattutto poi tutto il lavoro che c'è dietro dei cavalli, del cavaliere, ecco. Diciamo un'altra domanda per Andrew, cosa consiglierebbe a chi si avvicina a questo sport, tra l'altro anche un po' abbastanza pericoloso? Quali consigli darebbe per chi, insomma, vuole intraprendere questo sport? What advice could you give to people who want to begin this kind of sport? I mean, but it's quite dangerous. It becomes dangerous when you are not prepared. Every sport can be dangerous, and I see accidents happening when people are not prepared fully for the competition. So the important things are to make sure you have a good training program, someone good that you work with, and that you take advice and guidance from the people who have experienced success. Dice che uno sport è pericoloso quando non sei preparato, e quindi qualsiasi tipo di sport può essere pericoloso, quindi è molto importante che quando, appunto, la preparazione, e quindi seguire qualcuno che sia già abbia una buona formazione, che quindi ti possa suggerire e consigliare nella pratica dello sport, e poi anche tanto lavoro con questa persona, ecco. Benissimo, gli ricordiamo che tra i vari premi che ha vinto Andrew oggi ha vinto una cosa di un premio inestimabile: l'olio della Sabina, number one al mondo. Also you have won a prize that was an inestimable prize, that is the oil of Sabina, that is the number one in the world. I very much look forward to having the oil, yes. Benissimo, ringraziamo Luca gentilmente, ringraziamo Andrew Hoy, grazie a tutti e arrivederci alla prossima volta.